subito! La regina del gossip ha spifferato il mio segreto! E per oggi è tutto! Ci vediamo domani, qui a Big Dreams! Beh, per oggi abbiamo finito, continueremo domani! Ah, per fortuna questa era l'ultima lezione, con le telecamere accese non smetto di mangiarmi le unghie! Beh, prima di salire sul palco io comincio a sudare tantissimo e ho sempre paura che mi scivolino le dita sulle corde della chitarra! È perché siamo riprese continuamente! Ogni volta che ci penso io balbetto! Non si può recitare tutto il giorno? Sì, è vero! Certe notti sono così nervosa che non riesco ad addormentarmi. E sapete cosa faccio? Non ditelo a nessuno, ma a volte uso il ciuccio di quando ero piccola per rilassarmi. Così riesco a dormire. Il ciuccio, eh? Mi è venuta un'idea. E... fatto. Caricato. Che succede? Cosa non va? Ho un brufolo! Sono spettinata! Peggio, guardate il sito di Big Dreams! Oh, cosa? La regina del gossip ha scritto che io uso il ciuccio! Accidenti, guarda la foto di Miss Collect! Tutti stanno ridendo di me! E questo è solo l'inizio! Dobbiamo scoprire chi ha rivelato il tuo segreto! Quando ne abbiamo parlato eravamo solo noi! Oh, vorrei sparire! Abbandonerò la competizione! Non arrabbiarti, è solo un pettegolezzo. Domani nessuno se ne ricorderà più. E intanto oggi c'è uno spettacolo e non reciterò. Non dire sciocchezze, verresti espulsa da Big Dreams. Forza, Connie, devi entrare in classe. Ok, ma nascondetemi. Attente, telecamera. Mescolare 3 volte verso sinistra e poi 4 volte verso destra. E il gioco è fatto! No, non è vero! Non lo uso quasi mai! È per la tensione! Lo so che è soltanto per... C'è quello! No! No! Connie, ti senti bene? Qualcosa non va? Arrivano gli altri! Connie, hai un minuto? Ho bisogno di parlare con te. So come ti senti. Una volta qualcuno ha rivelato un mio segreto a tutta la scuola. Ma sai cosa ho imparato? Che non bisogna avere paura di essere diversi, perché questo ci rende unici. Puoi farcela, Connie. Il modo migliore per reagire è lasciare tutti senza parole con la tua performance di stasera. Sì, d'accordo, ci proverò. La regina del gossip ci ha colpite prima con la storia di Rim e ora con questo. Chi può essere? Non lo so. C'eravamo solo noi nei camerini. Inoltre, non capisco chi potrebbe voler ferire Connie. Lei è così dolce. Oh, ma cosa hanno da ridere tanto? Non capisco. Divertente la foto di Miss Collect? È molto sospetto. Stella, posso parlarti solo un momento? Io vado in classe e ci vediamo dopo. Perché stavate ridendo? Non avete visto la foto di Miss Collette? Anche voi! Non me l'aspettavo davvero! Connie, calmati. Vedi, tutti abbiamo dei segreti e non c'è niente di male. Sì, voi avete dei segreti, ma il mio lo conoscono tutti. E forse proprio una di voi è la regina del gossip. Aspetta, Connie! Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per aiutarla! Ho avuto un'idea. Stasera la aiuteremo a superare le sue paure, ma ci vorrà coraggio. Siete con me? Certo, noi siamo le best friends forever! E adesso che cosa combinano? Gran bel pezzo, Narvi! E ora la nostra prossima artista, la migliore chitarrista di Big Dreams! Stella!
Vorrei dedicare questa canzone alla mia amica Connie, perché essere diversi ci rende speciali. E tutti abbiamo dei segreti. Io, per esempio, sudo moltissimo prima di salire sul palco. Ecco perché mi tengo sempre un fazzoletto in tasca. Ben fatto, Stella! Ora tocca a noi. Sapete qual è il mio segreto? Io mi mangio le unghie! E che male c'è? Quando mi accorgo che le telecamere sono su di me, io balbetto. Quando mi piace un ragazzo, arrossisco così. E mi succede sempre con... Daisy, ora puoi smettere. Prima di tutto, vorrei ringraziare le mie amiche per avermi dimostrato che non bisogna vergognarsi dei propri segreti. Io uso il ciuccio e allora va bene così. Anch'io a volte uso il ciuccio. Io bevo da un biberon, mi rilassa. E io metto il bavaglino. Il bavaglino? Per il ciuccio! Una persona mi ha detto che le differenze ci rendono unici. E io sono unica perché uso il ciuccio. Lo faccio perché mi fa sentire bene, al sicuro e mi calma, come quando ero piccola. È divertente! Coni! Grazie a tutti! Sapete, cari follower? L'ingrediente migliore è essere se stessi. Sì! Sei stata fantastica! No, voi siete fantastiche. Grazie. Ti adorano tutti. Il tuo video è virale. Un sacco di celebrità si fanno fotografare con un ciuccio. La mia amica è una star. Selfie! Non sapremo mai chi sia la regina del gossip. Che importa? Ciò che sappiamo è che siamo le best friends forever. Per ora l'avete scampata, BFF. Ma solo per ora. Sono un unicorno! Ti piace? È la mia canzone per l'esibizione di oggi. Grazie, Rim. A essere sincera, sono triste perché sono tutti impegnati e nessuno ha tempo di ascoltare la mia musica. Sì, è così. Mi sento un po' sola. A volte vorrei essere come te, niente discussioni con gli amici o altri problemi da umani. In che senso si sente sola? A me non l'ha fatta sentire la canzone. Che vuol dire? Che non siamo amiche? Beh, se proprio Stella vuole essere come Rim, senza problemi da umani, perfetto. Allora l'accontento. Oh sì, sarà davvero uno spasso. Mi sono addormentata mentre suonavo la chitarra. Dov'è finita? Dov'è la mia chitarra? Perché ho gli zoccoli? Oh no, un unicorno! Sono un unicorno! Sono Rim! Oh no, e adesso cosa faccio? Rim? Io? Rim unicorno? Stella? Rim? Stella! Stella, io suono! No! No, Rim! Aspetta! Aspetta! È sempre più divertente! Ehi, artista! Sei pronta per stasera? Ma che succede a Stella? No! Credo sia nervosa per l'esibizione. Dovremmo aiutarla a rilassarsi. Stella, credo che ti serva un po' di relax. Vieni, ti insegniamo un paio di trucchetti che ti aiuteranno di sicuro. Ehi, ma cosa stai facendo? Stella si comporta in modo strano, vero? Devo dirlo alle BFF. Devi essere molto affamato oggi, ma non puoi avvicinarti così all'Academy. Torniamo alla stalla. No, Rim, qui non puoi proprio entrare. Devi tornare nella stalla. Vieni, resta qui e mangia le tue carote. Dreamy, devi ascoltarmi. Mi serve aiuto. Hai voglia di giocare oggi, eh? Cosa? Ho detto...
Ecco che... Non ti arrabbiare, più tardi verrò a giocare con te. Dreamy, sono io, Stella! Sta calmo, sta calmo. Oh, bello! Oh, un momento! No, no, c'è una cosa più importante. Ti mostrerò che sono una BFF, guarda! Ehi, ma quando l'hai imparato? Rim, dai, basta giocare, devo andare alle prove! È davvero uno spasso da guardare! Vieni, ora ti insegno un trucco che mi ha insegnato Phoebe. Rilassa prima di un'esibizione. Inspira ed espira così. Ho un'idea! Quando sono nervosa mi calmo mangiando qualcosa di dolce. Oh, mi hai sporcato la faccia! Ma cosa fai? Non leccarmi! Io mi rilasso così! Perché mi trisce come i cavalli? Oh, non posso guardare! Sì, è imbarazzante! Dreamy, Stella sta cavalcando in sala prove! Oh no, verrò espulsa! E rimarrò così per sempre! Aiutiamo la nostra amica! Ehi, e io invece... Un momento! Siete preoccupate per me? Che carine! Ricorda, devi mettere prima una mano qui e poi l'altra qui! Bene! Se non fai versi strani durante l'esibizione andrà tutto a meraviglia! Non penso proprio, temo che due note non siano affatto sufficienti! Forse posso creare qualcosa con il mio mixer, ma... Se dovessi sbagliare, allora sarà espulsa! No, meglio di no! Espulsa? Sì, Stella, è una cosa seria! Hai tantissimo talento, ma se continui a comportarti così non ti faranno rimanere nello show! Non so cosa ti sia preso, sei sempre stata così brava! Ma dove va? Seguiamola! Forza! Rim triste! Academy importante, scusami! Rim? Stella! Penso che abbia perso il senno, che cosa sta cercando di dirci? Rim? Stella! Tu sei Rim e tu Stella! Cosa? Vi siete scambiati i corpi? Non è possibile! Stella! Solo Stella suona così bene! Rim! Ma com'è successo? Puoi annullarlo? Ok, scopriremo noi come. Siamo BFF e saremo sempre unite! Vi voglio bene! Troppo affetto e disgustoso! Non lo sopporto, sono così amiche! Non fa più ridere! Che noia! Stella, stai bene? Rim, cos'è successo? Oh, sono di nuovo io! Grazie, BFF! Rim, tu sei di nuovo tu! Oh, ero in bagno! Cosa mi sono persa? Non so, ero andata a prendere da bere, vuoi? Poi Rim ha cominciato a trottare per la stanza! E mi ha leccato la faccia, bleh! E avete notato quella luce? Sì, è vero, era strana! Mi ha ricordato Shadow! Stella, sei pronta a esibirti? Sì, arrivo tra un attimo! Andrai alla grande! Grazie, ragazze! Il talento nascosto del principe. Attenzione, annuncio importante. Le prove per il prossimo spettacolo si svolgeranno in coppia. Perciò in coppia? Devo trovare qualcuno? Ciao, stiamo insieme. Buon lavoro! Meglio che mi sbrighi. Sono già tutti in coppia. Wow, che seccatura.
Ciao, Sky! Ti andrebbe di fare coppia con me? Ok. Evviva! Sharon! Sharon! Cosa? Oh no, voi non svelerete il mio piano! BFF! BFF! Tornate qui! Guarda che brave, sono strepitose! Hanno unito i loro due talenti! Allora, vediamo un po'... In cosa sei bravo? Bella domanda! Io non ne sono sicuro. Credo di cavarmela bene con la giocoleria, però a dirla tutta non è che ci vado matto. Vuol dire che non è il tuo vero talento! Ti aiuto a scoprirlo! Sei pronto? Jenna, Crystal e io pensiamo che potresti essere un bravo cuoco! Cucinare! Proprio così! Per prima cosa, devi sapere che bisogna maneggiare gli ingredienti con grande cura. È meglio provare qualcos'altro. Ma perché hai tanta fretta? Non potevamo finire il pisolino. A Sky serve il tuo aiuto. Devi insegnargli a sfilare su una passerella. Oh beh, per quello ho sempre tempo. Beh, non mi sembra molto interessato. Via fa, via fa! Adesso vi acchiappo! Shannon! Proviamo la pittura! Io passerei a qualcos'altro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Senti il ritmo della musica. 1, 2, 3. Andiamo, di sicuro ce l'hai qualche talento. Che ne diresti della chitarra? Cantare? Immersioni? Tiro con l'arco? Salto con l'asta? Paracadutismo? O karate? Parkour! Scrivere poesie? Atletica? Dormire coi calzini? Giardinare? Nutrire i pesci? Scherma? Zumba? Ragazze, basta! Vi ringrazio, ma devo scoprire da solo qual è il mio talento. Acchiapperò quelle piccole pesti. Bene, benissimo! No, no! Male, malissimo! Peggio di così non poteva andare. È chiaro che non ho nessuna passione. Farei meglio a tornare al castello. Dannate Jelly! Di certo non sapranno resistere a questa! Oh, wow! Questa torta sembra deliziosa! Sì! Me ne sono liberata! Addio e a mai più rivederci! Vorrei poter volare via da qui. Wow! Non posso crederci! Un cavallo alato! Ti sei perso? Che ci fai qui? Tranquillo. Ora mi è tutto chiaro. Ti sei perso? Beh, siamo in due allora. Perché neanch'io so bene che cosa ci faccio qui. Sono davvero in groppa a un cavallo alato! Wow!
Evviva! È fantastico! Oh, ma che vento! È meglio che non ti vedano. Adesso ti porto al castello e poi capiremo come fare. Molto bene, ora che siete tutti in coppia, possiamo finalmente iniziare le prove. Jenna, cara, dov'è il tuo partner? Io, beh, ecco... Finalmente me ne sono liberata. La foto! Ehi, tornate qui! Ehi! Ridatemela subito! L'ho presa! Oh, Shannon! Perfetto! Starei tu in coppia con Jenna. Come ha detto? Ma dov'è Sky? Dice che è riuscita a scoprire il suo talento. Yuhu! Guardate cosa so fare! E lo adoro! Misterioso caso di Halloween. Oh! È sangue quello, vicino allo specchio di Lady. Qui sta succedendo qualcosa. Non toccate nulla, fino all'arrivo della polizia sarò io a condurre le indagini. Oh no, oggi è Halloween e stando a quanto ho letto online, alcuni studenti si trasformano in vampiri. Forza, forza, via di qua, lasciate spazio alle professioniste. Lady non risponde! Qualcosa non va. Tu non c'entri niente, vero Crystal? Ehi, non farei mai uno scherzo del genere. Nemmeno ad Halloween? Beh, ad Halloween sì, ma io non c'entro con questo. Dobbiamo scoprire cos'è successo a Lady. Come Miss Lupa in il misterioso caso della gallina scomparsa, anche io vi interrogherò una alla volta. Daisy, sei la prima. Del collo! Sono sicura che sia il morso di un vampiro! Qualcuno ha visto Lady oggi? Dobbiamo trovarla! Io l'ho vista! Ci siamo incontrate stamattina all'ingresso dell'Academy! È arrivata con il suo scooter! E all'ultima ora ho lezione di passerella! Elodie mi ha cucito un bel abito rosso! Mi sono portata un rossetto e uno smalto da abbinare! Forse si è addormentata da qualche parte prima della lezione! Sapete com'è fatta? Quando hai visto la persona scomparsa per l'ultima volta? Beh, stavo pettinando i miei capelli setosi quando Lady è arrivata all'improvviso in camerino. Oggi sarà un successo in passerella. Sfilerò con il vestito che Elodie ha fatto per me. Dov'è il mio vestito? Ti aiuto a cercarlo. Non serve, so chi è stato. Tu lo hai preso, confessa! Ma se io volevo aiutarla! Oh, giusto! Continuerò ad indagare. Lady? Oh no, è soltanto un'arvia. Crystal, ora interrogo te! Avevo preso il suo vestito dall'atelier! Ridammelo subito, ho detto! Era solo uno scherzo, non arrabbiarti. Eccolo qui! Continua. Se n'è andata in lacrime perché non aveva un vestito per la passerella. Ci hai mentito! Hai detto di non averla vista! Sì, perché avevo paura che pensaste che fosse tutta colpa mia! Ma non so dove sia Lady. Perché nessuno mi ascolta? Ve l'ho detto, è la maledizione dei vampiri! Spariremo tutte una dopo l'altra! Vampiri? Interessante. Jenna, vieni a testimoniare. Dobbiamo trovare Lady! Siamo le sue BFF! Can't help to be frightened. Can't help to feel scared. It is Halloween and there's a mystery. Gotta look for clues, gotta look for anything. We'll always be there for each other. We always give our best to discover all of the things that are hiding from us. We will not give up. We will find you, so don't be scared.
passate ore da quando qualcuno l'ha vista, la Terra sembra averla inghiottita. Tocca a te, Shaq. Hai visto Lady? Sì, questa mattina piangeva con Elodie. Ok, non ho detto niente perché io e Sky abbiamo avuto un imprevisto e comunque pensavo che si sarebbe fatta viva. Ecco. Credo di avere talento per la scherma. In guardia! Vi sconfiggerò! Mi dispiace! No, Lady si arrabbierà molto! Ho solo mezz'ora per sistemarlo! Ma dobbiamo andare, la limousine ci aspetta! Dopo potrai sistemarlo, ok? Wow, il vestito di Lady! Le farò uno scherzetto! Aspetta, posso sistemare il vestito a casa? Crystal! Crystal! Oh no, Crystal lo ha messo nell'armadietto! Che cosa facciamo? Devo aggiustarlo! Fatto! Ridammelo subito, ho detto! Era solo uno scherzo, non arrabbiarti! Eccolo qui! E poi, quando ho visto che piangeva, le ho detto che avevo io il suo vestito per aggiustarlo. Ragazzi, ci servono più indizi per trovare Lady! C'è di sicuro qualcosa qui intorno. Che serata! Siete certe che non ci saranno vampiri? Oh, piantala con questi vampiri! Sembri Jenna! Ehi, ti ho sentita! Cos'è stato? Avete sentito? Che cos'è? Un vampiro! Eccomi, finalmente! Lady! Non sapevamo dove fossi. Jenna credeva che ti fossi trasformata in un vampiro. Miss Collect pensa che tu sia stata rapita. Un vampiro? Rapita? Oh, ecco il mio specchietto! Il fatto è che mi stavo mettendo lo smalto a color fragola quando Elodie mi ha portato il vestito, ma ci ho rovesciato sopra lo smalto e l'ho sporcato. Che disastro! Quindi sono andata a lavare il vestito per stasera. Ora sì che torna tutto. Pensavo che non ce l'avrei fatta. Devo esibirmi fra mezz'ora. Beh, giusto il tempo per uno spavento a Miss Collect. Sì, è davvero un'ottima idea. Sì, assolutamente. Mistero risolto! I vampiri hanno rapito Lady perché volevano un vestito realizzato dalla principessa. Lady, no, non farlo! Sì, sono un vampiro. Ormai è una di loro. No, non è, no. Puoi farcela, Sydney! Nel galà di questa sera, la prima categoria a esibirsi è... il balletto! Oh! Congratulazioni! Che meraviglia! Wow, sarai la prima! Noi saremo le prime! Oh, giusto! Congratulazioni anche a te, Shannon! Non vedo l'ora, proverò una piruetta molto difficile! Ragazze, dovete stare tranquille! Capisco l'emozione, ma ricordate che sarete in due sul palco e che dovete provare insieme. Proviamo insieme dopo pranzo? Sono impegnata. Oh, più tardi? Mm-mm. Più tardi ancora? Mm-mm. Sono libera ora, puoi? Beh, sì, certo. Guarda, che ne pensi? Però, è tutto quello che sai fare. Wow, ma sei bravissima! Lo so, prova a fare di meglio, ma non ci riuscirai. Se vuoi, dopo il tuo passo, io posso fare questo? Beh, piuttosto banale. E questo? Prevedibile. Oh. Alla tua coreografia serve un po' di brio, tipo guarda! Visto? Molto meglio. Così? Stai attenta, attenta, ti prego, non sei molto sicura. Cioè, se ti fai male, non potrai esibirti per prima. Non hai nulla di meno noioso? Oh beh, tutte sbagliamo, no? Io no, mi esercito da sola, magari la tua goffaggine è contagiosa. Oh, non promette bene. Mi ricorda qualcuno e a te? Oh, ma dove è andata? Vediamo quanto balli bene con queste. Thank you.
tutto bene? Che succede? Niente, sono preoccupata per Sydney, credo che stasera farà un disastro. Sydney? Ma balla benissimo. Sì, ma inciampa spesso, le sue scarpe sono molto vecchie. Ho questo paio in più, ma sicuramente non le vorrà. Non si fida di me perché siamo tutte e due bravissime. Non lo so, forse se gliele porti tu le accetterà. Ma certo, siamo BFF. Davvero? Le faresti un grande favore? E ora un bel salto! Oh. Non ce la farai! Ehi, Sydney! Ho saputo che sei un po' nervosa, così ti ho portato... Scarpe nuove! Le mie sono vecchie! È proprio quello che mi serviva! Grazie mille! Farò un figurone al gala di stasera! Mua! Aia! Mi sono quasi distorta la caviglia! Ok, la terza è la volta buona! Wow, ma che succede? Anche i nostri ciondoli brillano! No! Viene da laggiù! Sydney! Ho preso una storta alla caviglia! Aia, mi fa davvero male! Speriamo che possa esibirsi! Non potrò esibirmi! No! Stai tranquilla, so cosa faccio! Ho preso tante storte alla caviglia in passerella, guarirà! È come se le scarpe mi avessero spinta! Queste non sono le tue scarpe, non sono nel tuo stile! Gliele ho date io, ma è stata Shad! Perché farle indossare delle scarpe nuove la sera dell'esibizione? Pessima idea, Stella! Cosa? Ma... Già, vergognati, dai, Sydney, toglietele! Ah, io volevo solo aiutare! Ah, sai com'è fatta Stella? Tra due ore se lo sarà dimenticata! Nessuno mi capisce! Che succede? Ho sentito urlare! Sydney è caduta e loro pensano sia colpa mia perché le ho dato le scarpe nuove! Ma pensavo che voi foste amiche! O sono solo amiche di Sydney? Sì, a quanto pare noi non lo siamo più! Oh, mi dispiace tanto! È terribile! Almeno tu mi capisci! Non lo so, Daisy, forse dovrei lasciar perdere! We all have our little special sparkle deep inside. It doesn't matter what you do, you're always going to shine. Just try again and again. Yeah, all you really gotta do is believe in yourself. In life there will be obstacles, but you'll overcome them. And be the best you can be. La serata sta per cominciare. Dov'è Sydney? Non credo che verrà. Sarò io la stella stasera e brillerò sul palco. Scusate, scusate, eccomi. Ottimo. Pronte? 3, 2, 1. Buonasera, fan di Big Dreams. Oggi assisterete alla performance di balletto di Sydney e Shannon. Bravissima, sei la migliore. E ora un bel salto. Forza, Sydney! Cosa? Ti sei tolta il ciondolo? Sì, mi sembra evidente che non siamo più best friends forever. Ma no, Stella! Perché dici così? Perché tu pensi che abbia dato quelle scarpe nuove a Sydney per sabotarla? Non è vero, non penserei mai questo di te. È solo che... sai come divento quando sono nervosa? Penso che il mondo stia per finire, sono un po' melodrammatica. Non preoccuparti, Jenna, so come sei ed è per questo che ti voglio bene. Vado a rimettermi il ciondolo. E promettimi che non lo toglierai mai più. Promessa da BFF. Ehi, ciao Shannon, sei stata grande. Sydney è stata grande. Alla fine tutto è andato per il meglio. Sì, per fortuna. E tu indossi di nuovo il ciondolo? Sì, era solo uno stupido litigio, siamo ancora BFF. Oh, e grazie. Ma Sydney mi ha chiesto di restituirtele. Indossare scarpe nuove la sera dell'esibizione non è una buona idea. Infatti, chi lo farebbe mai?
Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Voglio rovinare la loro gara. Vediamo se sono così amiche come dicono. Salviamo Rim. Su, Rim, da questa parte. Sono felice che tu sia qui, ma non devi farti vedere. Attenti, telecamera! Non muoverti! Stai ferma, immobile! Ah, grazie per il vostro aiuto, ragazze. Non volevo lasciare Rim a casa da solo. Non ringraziarci, anche noi teniamo a Rim. Qui starai bene, non allontanarti e non farti notare. Chissà come reagirebbe Miss Colette se dovesse vederti. Ho un sonno tremendo. Shh, non davanti alle telecamere. Mi hanno scoperte! Eh? Controllate la chat di Big Dreams. Ma com'è possibile? Chi l'ha postato? Hanno scoperto Rim! Qualcuno vuole metterci nei guai. Sì, ma chi potrebbe essere? Un post a dir poco incredibile. Chi mai vorrà farvi scoprire? È un animaletto così carino. Ora che facciamo? Devo andare da lui prima che lo trovino. Ancora quella bestia? Ora chiamo il direttore per farlo cacciare dall'Academy. Devo trovare subito Rim. Noi dobbiamo andare, ma penseremo a qualcosa. Ti aiuto io, Dreamy, andiamo. Anch'io. Ehi là. Guardate, quello è il principe. Finalmente mio fratello è arrivato. Ehi, sei in ritardo, te ne rendi conto? Non preoccuparti, sorellina. Sky, vieni a lezione con noi? Ok. Dove sarà finito? Rim! Oh, c'è un vento tremendo! Ehi, una telecamera! Andiamo! Rim! 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 Per fortuna ti ha trovato! Dobbiamo fare in modo che Rim non venga cacciato! Che ne dite di travestirlo da cane? O di nasconderlo in un ripostiglio! Tranquillo, nessuno vuole rinchiuderti! Rapiamo Miss Colette e la teniamo in ostaggio finché non accetta! Aspetta, non ti sembra di esagerare? Eh? Spero che le altre abbiano trovato una soluzione, perché qui... Oggi parleremo di come associare l'espressività alla gestualità. Coraggio, tutti insieme! Tristi, tormentati, felici, più felici, è il giorno più bello della vostra vita! Ho pensato tanto a come fermare quest'ingiustizia, ma non ho trovato una soluzione. Neanch'io, eppure il sangue alla testa mi arriva e come? Tranquillo, Narvi. La prossima volta andrà meglio. Sky, va tutto bene? Mi sei sembrato un po' distratto. Che mi annoio. Che cosa? Alla tua età tutto dovrebbe essere entusiasmante. Se ti andrà di parlare, ti aiuterò in ogni modo possibile. Grazie, lo terrò presente. Nicoletta, davvero è qui per aiutarci in ogni modo possibile? Sì, perché? Deve aiutarci con Rim, quello che sta succedendo è ingiusto. Non posso fare molto se per Miss Colette non può restare. Oh, la prego! Rim è un animale molto affettuoso e ha bisogno di stare con noi. Forse potrei sollevare la questione alla prossima riunione con il direttore del programma. Oh, sta cominciando proprio adesso! Oh, sentiamo che dicono! Proprio così, direttore, c'è un animale nella struttura. Chiamerò la disinfestazione. Di sicuro alle pulci. Ma i cavalli non hanno le pulci. E poi questo qui è davvero adorabile. Quel mostro spaventerà gli spettatori. Secondo me ne attirerà di più, invece. Chi non ama gli animali? Basta discutere. Vediamo cosa ne pensa il pubblico e agiremo di conseguenza. Avete fino a domani a mezzogiorno per scoprirlo. D'accordo, direttore. Stanno arrivando! Ti garantisco che domani se ne andrà. Le visualizzazioni dovranno salire alle stelle. Come facciamo? Mi è venuta un'idea. Prendi il cellulare. Miss Colette, ho visto quell'animale disgustoso che lasciava impronte dappertutto. Lo so, Shannon, ma presto quell'animale dovrà lasciare l'Academy. Pronti? Chuck, azione! Ciao, io sono Elodie.
Vedete questo animale meraviglioso? Volete che rimanga qui all'Academy? Beh, lasciando un commento con l'hashtag Salviamoli, ci aiuterete a farlo restare e parteciperete all'estrazione per vincere questo vestito! È il mio migliore amico fin da quando ero piccola! Non lasciate che me lo portino via! Vai, Sydney! Tocca a te! Ups! Scusa! Adesso non vedo impiastro! Quello sembrava più karate che un balletto! Oh no! Il cartello è volato via! Cosa facciamo adesso? Oh, ti prego, Sky, puoi giocolare? Ci servono altri video. Ma è impossibile con questo vento, un'altra volta. Dai, è per una buona causa. Sono le 12, il tempo è finito, ora chiamo il rifugio per animali. Non può portarlo via, è ingiusto. Ho bisogno di Rima al mio fianco. Attente, Nicoletta, mi scolletto! Eh? Attenzione! Bravissimo, Rim! Sei un eroe! L'hai salvata! Sydney, dimmi che hai ripreso! Tutti vogliono che Rim resti! Bene, bene! Ho caricato il video e il pubblico desidera che Rim rimanga! Beh, se lo vuole il pubblico, allora è deciso! Ovviamente dovete trovare un posto in cui sistemarlo! Non può certo dormire dentro l'Academy! Evviva! Puoi rimanere! È fatta! Rim resterà qui con noi! Fatto! Rim adesso ha un posto dove stare! Grazie per l'aiuto, BFF! Siete le migliori! Urra per Rim! Oh, che succede? Ciondoli! Ora fate ufficialmente parte delle BFF! Non me ne va una per il verso giusto e loro sono amiche più di prima! Il suo igloo si stava sciogliendo. Comincia! Il talent show con le nostre BFF! Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show, ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Sydney non è cambiata. Ogni giorno assisteremo alle loro esibizioni. Ma solo una vincerà. Le potrete seguire grazie alle telecamere che le riprendono 24 ore su 24. A tra poco! Big Dreams, il talent show delle BFF! Che emozione! E ora che succede? Oh wow! Adoro il tuo look! Anche tu stai alla grande! Buon primo giorno al Big Dreams Show! Selfie! Oh no, che faccia! La cancello subito! Ehi, ridammi il telefono! Che bello essere di nuovo insieme! Siete il mio ingrediente preferito! Vi voglio bene! Andiamo, non vedo l'ora! Oh, chissà come sarà! Wow, incredibile! È ancora meglio di quello che immaginavo! Lo adoro! Oh, sì, i miei dolci verranno benissimo! È incredibile essere qui tutte insieme! Nulla può rovinare il momento! Ehi là! Prova, prova! Ho bevuto troppe tisane oppure quella era la voce di... Miss Colette, la direttrice di Big Dreams! No! Tutte le concorrenti sono attese nella sala prove! Oh, non ci libereremo mai di lei. Oh, eccole le migliori amiche. E io qui da sola, come sempre. Voglio rovinare la loro gara. Vediamo se sono così amiche come dicono. Com'era? Io credo nella magia. Forse la magia dell'amicizia? Oh, è impossibile. Wow, abbiamo un palco in classe. Truly, truly friends. Io provo i miei passi migliori davanti allo specchio. Benvenuti alla Big Dreams Academy. Sono la direttrice Miss Collect e lei è Nicoletta, la vostra insegnante. È un piacere conoscervi ed essere qui. Faremo brillare i vostri talenti. Come vedete, ci sono telecamere dappertutto. Vi riprenderanno sempre, così che il pubblico da casa potrà vedervi.
Registreranno ogni prova, ogni vostro movimento. Sarà bellissimo! Sì, è vero? E lei non ha un volto nuovo. Non ti ricordi? È la principessa Elodie. Eravamo piccoli. Wow! Ragazze, silenzio! Non sento una parola di quello che dicono. E saranno i momenti in cui mostrerete al pubblico a casa il vostro talento. Buona fortuna! Cosa ha detto? Di che momenti parlava? Se foste state zitte un secondo, dai, andiamo! Ciao, Elodie! Ti ricordi di noi? Da piccole giocavamo con te e tuo fratello Sky al vostro castello! Certo che sì, ci divertivamo! Vorrei che il castello fosse più vicino. Non riuscirò a mostrare la mia abilità di stilista perché ho lasciato lì le mie stoffe speciali. Al castello! Posso accompagnarti, per favore? Cioè, se ti va! Insomma, potrei darti un passaggio fino a lì con il mio scooter! Lo faresti davvero? Certo! Ma dove vanno? C'è la presentazione dei talenti! Stai tranquilla, sono le ultime e torneranno in tempo! Portale, portale, apriti un pochino! Ah, se continuo così mi verrà la nausea! Cuore strappato? No! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Oh, no! Non dirmi che devo anche fare il balletto! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Finalmente! Ora vedranno come... Ehi, sta giù! No, questo è già lì! Bentornati, siamo pronti per presentarvi i talenti. Ecco a voi, Crystal. Ciao, sono Crystal e adoro la danza moderna. E ora vi presento Connie. Sono Connie e vado pazza per la cucina. Buoni, vero? Vi svelo l'ingrediente segreto. Tanto amore. Seguitemi sul mio canale Cucina con Connie. Signore e signori, Jenna. Oh no, non ce la faccio più. Non è vero, perché sono un'attrice e adoro il dramma. Sono Jenna. Lady ed Elodie non sono tornate e fra 10 minuti è il turno di Lady. Sono come una pentola a pressione, pronta ad esplodere. A chi tocca adesso? È il turno di Sydney. Ehi, Sydney, tocca al tuo balletto ora, sei agitata? Mi piace il balletto. Beh, un pochino sì, ma non importa, adoro danzare. Ciao, buongiorno. E quella chi è? Ma che strano, era da tanto che i nostri ciondoli non si illuminavano. Forse qualcosa non va. It is time to dream, it is time to dance. E ora la nostra stella del balletto, Sydney! E io, Shannon! Shannon! Shannon, non ti vedo sulla lista! Davvero poco professionale commettere questi errori? Siamo in diretta! Oh sì, Sydney e Shannon, tocca a voi! E quella chi è? E ora una futura modella, Lady! Dov'è Lady? 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 Tieni questo! Corri! Buona fortuna! Wow! È la migliore! Ce l'ha fatta! E ora la nostra principessa stilista, Elodie! Psst! Puoi farcela! Grazie per averci seguiti. Alla settimana prossima con Big Dreams, il talent show delle BFF. Lo adoro! Che stress! Non pensavo che avremmo superato il primo giorno.